Qua questo è più un grande, il disegno fatto prima, queste rosso qua sono le uova, e queste qua scure sono appunto i pezzi di legno, i pezzi di scorza della pianta. Quando voi lo miscelate, vedete in realtà che intanto sarà proprio una goccia di prodotto in 1 litro d'acqua, ma meno di una goccia, vedrete che già cambierà completamente il colore dell'acqua. Quindi in realtà avrà la densità dell'acqua e questo fa sì che appunto copre tutta la superficie, ma in più riesce anche proprio a penetrare dentro e andare proprio a intaccare completamente ogni singolo uovo della pianta, proprio passa in tutte le fessure della pianta in modo da proprio da attaccare qualunque residuo, qualunque parassita lo va a coprire, a soffocare. Poi anche da dire che queste parti qua della pianta sono molto porose, quindi il prodotto, essendo appunto con una percentuale molto alta di acqua, viene ben assorbito, quindi diciamo che anche qua riesce a penetrare abbastanza all'interno. E poi, come sappiamo, queste parti qua della pianta sono parti che sono solo appoggiate alla pianta e vengono via molto molto facilmente. Ok, vi ho fatto vedere appunto le differenze tra corteccia e scorza, che non è una cosa importante, nel senso che nessuno vorrà mai dirvi no, non è la corteccia, ma è la scorza, perché è la corteccia, però è sempre una cosa in più che è bello sapere. Ok, abbiamo visto il funzionamento di questo prodotto, dove sta il problema sulle nostre piante. Altra cura che possiamo fare volendo, anziché usare l'olio bianco, è con liquido pregine. Però qui come procedimento è un po' più lungo, nel senso che il prodotto va diluito anche perché il liquido pregine è molto molto forte. Allora, a seconda delle conifere e delle caducifoglie, il prodotto va usato in modo diverso, nel senso che sulle conifere, avendo su ancora la vegetazione, il prodotto va diluito maggiormente, quindi andrà messa una parte di gin e 30 parti di acqua. Invece per quanto riguarda le crucifoglie sarà meno diluito perché appunto ci sono le foglie, quindi non c'è problema di bruciare la pianta. Andrà una parte di liquido pregine e 20 parti di acqua. Una cosa che io non ho mai fatto e non voglio fare, principalmente perché il liquido pregine è un prodotto molto molto forte, molto corrosivo e comunque va usato con molta attenzione. Ora, se lo usiamo, dobbiamo anche qua chiaramente avere molta cura di usare guanti, mascherina, fare molta attenzione perché intanto il prodotto che macchia e poi è corrosivo, quindi dove macchia anche corrode. Poi altro motivo per cui non lo uso è innanzitutto la diluizione va fatta molto bene. Va coperta la parte superficiale del terreno, quindi il muschio, perché se va sul muschio entra nelle radici ed è pericoloso, può bruciare il muschio, insomma dà parecchi problemi. Poi è importante coprire non solo la terra ma anche il vaso, perché è un prodotto che va a macchiarvi anche il vaso. Quindi diciamo che può essere un'alternativa, però un'alternativa che cioè, secondo me è meglio pensarci su parecchie volte prima di utilizzarla. Ultima cosa importante, il trattamento è meglio farlo 2 volte, nel giro di 7-8 giorni. Facendo 2 volte abbiamo appunto la garanzia del 99% di aver irrorato tutta la pianta, quindi di aver attaccato tutti i punti della pianta dove potrebbero essere annidati i vari parassiti. Ok, un saluto, ci vediamo, ciao!